I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara, unitamente agli uomini della Polizia Stradale del capoluogo adriatico, hanno scoperto una frode di oltre 6 milioni di euro che vede indagate 60 persone di diversi paesi europei. L'attività di indagine conclusa nelle ultime ore ha visto la collaborazione di numerose polizie e procure estere e ha consentito di eseguire misure cautelari personali e sequestri patrimoniali nei confronti di diversi cittadini italiani e stranieri. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Pescara, sono stati illustrati i dettagli dell'operazione. Grazie al fatto che abbiamo messo assieme le migliori competenze delle forze di polizia nazionali, ma anche delle autorità giudiziarie, oltre che di quelle internazionali dei vari paesi europei coinvolti, ha fatto sì che abbiamo disarticolato un'intera organizzazione ramificata in mezzo Italia e in mezzo Europa, con ben 60 soggetti che poi abbiamo denunciato e che hanno utilizzato e messo in piedi addirittura 47 società sparse nei vari paesi europei e nelle varie regioni italiane, finalizzate proprio a perpetrare questa truffa ai danni dell'IVA e quindi comunque delle risorse europee. Una truffa che è stata perpetrata anche utilizzando addirittura oltre 50 milioni di fatture fittizie, per operazioni fittizie, con un'evasione di oltre 60 milioni. Parliamo di Germania, parliamo di soggetti spagnoli, francesi, lituani, rumeni, con sequestri che abbiamo operato non solo in Italia, ai soggetti italiani, ma anche ai soggetti stranieri nei loro paesi di residenza. Beni di ogni genere, macchine di lusso, conti correnti, tutto quanto è stato finalizzato appunto a ristorare lo Stato e l'Unione Europea del maltolto. Abbiamo fatto un controllo su strada, una macchina con targa tedesca, e quindi nel momento in cui si vanno a controllare i documenti ci si accorge che controllando la targa e controllando che la carta di circolazione c'è qualche problema. Il problema infatti c'era sul telaio, il telaio era stato clonato, quindi era stato messo il numero di telaio diverso rispetto a quello che è stato rubato in Belgio, la macchina è stata rubata in Belgio. A questo punto noi, attraverso i nostri canali, la casa madre della macchina, attraverso il numero di compressore e attraverso soprattutto il case della chiave, siamo riusciti a risalire al vero numero di telaio che era stato clonato.